La criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone ieri sera sul palco del Teatro Victoria di Chiavenna in occasione del secondo appuntamento dedicato allo scottante tema del femminicidio, occasione fortemente voluta da Sor Optimist Club Val Chiavenna con il sostegno del Comune di Piuro, della Comunità Montana e del Comune di Chiavenna. Sul palco, assieme al nostro Nicola Prati e ad Antonella Guazzini, l'ospite spiega: gli stereotipi di genere sono quelli che ci accompagnano da secoli, senza che nulla sia cambiato nell'immaginario patriarcale in cui la donna, per essere accettata, deve avere come unica ambizione la maternità. E i dati rilevati da Istat lasciano poco spazio all'immaginazione. Il 38% delle donne dai 16 ai 29 anni ritiene accettabile che il proprio partner chieda di poter avere accesso ai profili social della propria compagna, considerando questo come un segnale di interesse da parte del compagno e di fatto accettando la violazione della propria privacy. Quanti di voi conoscono qualcuno che effettivamente maltratta la propria compagna? Tutte le volte che accettate di essere sminuite, svilite, discriminate perché siete donne, state perdendo una battaglia non solo con voi stesse, una battaglia che tutte noi dovremmo combattere assieme senza se e senza ma, dichiara il criminologo forense parlando di violenza che definisce assistita. Il 40% delle donne intervistate ritiene che una donna sia ampiamente in grado di rifiutarsi da un rapporto sessuale se davvero ne ha intenzione. Questo vuol dire che la maggior parte, insomma la buona parte, non dico la maggior parte ma quasi la metà, delle donne intervistate ritiene che chi è vittima di violenza se la sia cercata. E guardate che non è così difficile renderci conto che non è una percentuale così lontana dalla realtà. Da qui un invito chiaro alla popolazione maschile: trovate il coraggio di schierarvi, prendete una posizione netta dinanzi alla violenza di genere, violenza che già si esplica in una diversità di trattamento tra uomo e donna nel quotidiano. Quella diversità va condannata e non taciuta. Il sesso non è qualcosa che ha a che fare con l'attrazione del maschio che vede una femmina vestita in maniera succinta e allora in automatico si sente autorizzata ad abusarne. Perché qualcuno ancora così è.